Il titolo del dibattito è Verso gli Stati Uniti d'Europa, che è una delle parole d'ordine di SEL, tra l'altro visto che anche nella lettera di intenti il documento del PD viene ripreso come frase, come slogan. La Germania avesse avuto il pareggio di bilancio nella Costituzione nel 1989, che Helmut Kohl non avrebbe potuto procedere all'unificazione. Quindi queste misure di cui stiamo parlando in questi mesi saranno un'architettura definitiva per l'Europa o sono da considerarsi in una fase emergenziale? Mentre questo meccanismo di crescita economica è stato un meccanismo di crescita economica che è stato fondato sul fatto di fare della Cina una gigantesca fabbrica che fosse di servizio alle produzioni che poi venivano sostanzialmente esportate nei paesi occidentali. Il punto è che sto gioco non tiene più. Quello che sarebbe necessario è che i paesi più ricchi, con redditi pro capite più elevati, con ricchezze finanziarie e non finanziarie pro capite più elevate, si inserissero nell'ambito del contesto mondiale, nell'ambito della divisione internazionale del lavoro, con un ruolo, se vogliamo, di locomotive, quindi di sostegno alla domanda aggregata. Questo però è quello che pervicacemente le classi economiche, diciamo, le classi dirigenti europee stanno rifiutando. Tuttavia, quello che si osserva, soprattutto a livello europeo, è un cambio di prospettiva nel modo di affrontare le questioni. Se per Sarkozy molto importante era il tandem franco-tedesco, con Hollande assistiamo a un cambiamento radicale nell'approccio alle questioni europee, nel senso che Hollande si sposta presso le capitali, discute, cerca l'appoggio dei vari capi di Stato al fine di creare un fronte di pressione, specie nei confronti del partner tedesco. Cioè che da un certo momento in poi, che si può datare appunto nella primavera del 2010, c'è stato un utilizzo politico da parte del governo tedesco della crisi. Se noi guardiamo la sequenza di tutti gli accordi che ci hanno portato poi alla fine al fiscal compact, che non è, come dire, una ciliegina finale, è, come dire, un elemento di una sequenza di interventi politici. In questo contesto di ridimensionamento e di anche ridefinizione di quelli che sono i rapporti dell'Europa con il resto del mondo, perché spesso si parla degli Stati Uniti d'Europa come se fosse un tema isolato da una realtà e da un contesto più generale, ci troviamo a trattare di una questione che è impellente, è urgente, perché riguarda concretamente la nostra vita, che è il concreto effetto della crisi economico-finanziaria sulle condizioni di vita di tanta parte della popolazione europea. A me fa sempre specie pensare che all'inizio del secolo scorso, nel Novecento, la parola d'ordine era proletari di tutto il mondo unitevi, e i capitali erano sostanzialmente arroccati sulla dimensione nazionale, tant'è che facevano le guerre e i capitalisti si, diciamo, sfidavano attraverso gli eserciti per detenere maggiori quote di potere. Oggi è il contrario, il meccanismo della globalizzazione riguarda i mercati finanziari e sostanzialmente il capitale, e la dimensione sociale del possibile cambiamento è ridotta sempre di più all'interno degli confini nazionali, se non addirittura in confini ancora più ridotti, come tutte le forze populiste chiedono. Ridotti prima a livello nazionale, poi se si arriva alla Lega addirittura regionale, di comune, di condominio, per andare ad una progressiva parcellizzazione, indebolimento di tutte le forme democratiche che sarebbero indispensabili per ottenere quei cambiamenti che qui venivano sollecitati. Quindi gli Stati Uniti d'Europa non sono una bandiera, sono un programma politico nel senso più pieno del termine.